Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà e per abbandonarmi nelle tue braccia. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Libro di Cielo, volume 6, capitolo 144, 15 dicembre 1905. Continuando il mio solito stato, stavo pensando alla passione di Gesù benedetto e facendosi vedere crocifisso mi partecipava un poco dei suoi dolori, dicendomi: figlia mia, voglio essere crocifisso ed innalzato in croce per fare che le anime, a seconda che mi vogliano, mi trovino. Sicché uno mi vuole maestro, perché sente la necessità di essere ammaestrato, ed io mi abbasso ad insegnargli tanto le cose piccole quanto le più alte e sublime da farlo più dotto. Un altro geme nell'abbandono, nell'oblio, vorrebbe trovare un padre. Viene ai piedi della mia croce ed io mi faccio padre, dandogli l'abitazione nelle mie piaghe, per bevanda il mio sangue, per cibo le mie carni, per eredità il mio stesso regno. Quell'altro è infermo e già mi trova medico, che non solo lo guarisco, ma gli do i rimedi sicuri per non più cadere nell'infermità. Quest'altro è oppresso da calunnie, disprezzi. Ai piedi della mia croce trova il suo difensore, fino a restituirgli le calunnie, i disprezzi in onori divini. Così di tutto il resto, sicché chi mi vuole giudice, mi trova giudice, chi amico, chi sposo, chi avvocato, chi sacerdote, tale mi trova. Perciò voglio essere inchiodato mani e piedi, per non oppormi a nulla di ciò che vogliono, per farmi come mi vogliono. Ma guai a chi, vedendo io non posso muovermi neppure un dito, ardiscono ad offendermi. Mentre ciò dicevo, ho detto: Signore, chi sono quelli che più vi offendono?
E lui ha soggiunto: quelli che mi danno più da soffrire sono i religiosi, i quali, vivendo nella mia umanità, mi tormentano e mi lacerano le mie carni nella mia stessa umanità, mentre chi vive da fuori della mia umanità mi lacera da lontano. Capitolo 145, 6 gennaio 1906. Continuando il solito mio stato, quando appena è venuto il mio benedetto Gesù, e nell'atto che stavo pregando, tutta stringendomi, mi ha detto: figlia mia, la preghiera è musica al mio udito, specialmente quando un'anima è tutta uniformata alla mia volontà, in modo che non si scorge in tutto il suo interno che una continua attitudine di vita di volontà divina. Quest'anima è come se uscisse, da quest'anima è come se uscisse un altro Dio e mi facesse questa musica. O come è dilettevole trovando chi mi rende la pariglia e può rendermi gli onori divini. Solo chi vive nel mio volere può giungere a tanto, perché tutto il resto delle anime, ancorché facessero e pregassero molto, saranno sempre cose e preghiere umane che fanno, non già divine. Quindi non avranno quella potenza e quell'attrattiva al mio udito. Capitolo 146, 14 gennaio 1906. Trovandomi nel solito mio stato, quando appena è venuto il benedetto Gesù, mi ha detto: figlia mia, io non sono contento quando escono dall'anima barlumi di luce, ma voglio che sia luce il pensiero, luce la parola, luce il desiderio, luce le opere, luce i passi, e queste luci unite insieme formino un sole, ed in questo sole viene formata tutta la mia immagine. E questo succede quando l'anima fa tutto, tutto per me. Diventa tutta luce. E siccome chi vuole entrare dentro la luce solare non trova ostacolo di potervi entrare, così io non trovo ostacolo in questo sole che la creatura ha formato di tutto il suo essere. Invece, chi non è tutta luce, ci trovo molti impedimenti per formare la mia immagine. Capitolo 147, 16 gennaio 1906. Continuando il mio solito stato, per poco è venuto il mio benedetto Gesù e mi ha detto: alla verità nessuno può resistere. Né l'uomo può dire che non è verità. Per quanto cattivo e stupido, non può dire uno che il bianco è nero e che il nero è bianco, che la luce è tenebre e che le tenebre sono luce. Solo che chi l'ama, l'abbraccia e la mette in opera. Chi non ama, ne resta conturbato e tormentato. E come lampo è scomparso e poco dopo è ritornato da soggiunto: figlia mia, chi vive nell'ambiente della mia volontà sta a porto di tutte le ricchezze, e chi vive fuori di questo ambiente della mia volontà sta a porto di tutte le miserie. Perciò si dice nel Vangelo che a chi tiene sarà dato e a chi non tiene sarà tolto quel poco che tiene, perché chi vive nella mia volontà, stando a porto di tutte le ricchezze, non è meraviglia che si andrà sempre più arricchendo di tutti i beni, perché vive in me come nella propria casa, ed io tenendolo sarò forse avaro. Non andrò di giorno in giorno, ora dandole un favore, ora un altro, e mai cesserò di darle fino a tanto che non l'avrò partecipato di tutti i miei beni? Sì, certo. Invece chi vive a porto delle miserie, fuori della mia volontà, già per se stessa, la propria volontà è la più grande delle miserie e distruggitrice di ogni bene. Che meraviglia dunque che se tiene qualche poco di bene, non avendo contatto con la mia volontà e vedendolo inutile in quell'anima, le venga tolto? Ecco, con oggi, con questi brani, si chiude il sesto volume, il sesto splendido volume di questi scritti, che ora meditiamo un po' nella loro bellezza. Avremmo certamente notato che in essi Gesù fa delle dichiarazioni, diciamo così, molto esplicite a proposito del vivere nel suo volere. Importante notare come questi scritti siano concepiti proprio come una progressione, un cammino graduale. E ogni tanto Gesù, ecco, apre le finestre, fa uscire un bagliore di luce usando anche una terminologia molto esplicita, che poi nel corso degli scritti approfondisce sempre di più fino a diventare totalmente abituale, no? Che è proprio il vivere nella divina volontà, che è un po' il punto caratteristico, ecco, e
di tutto il percorso che ha fatto fare a Luisa Piccarreta, no? Quindi questo discriminante, questo salto di qualità tra il fare la Divina Volontà e il vivere nella Divina Volontà, anche se è un salto senza soluzione di continuità, nel senso che prima bisogna farla e poi si può e si deve aspirare a possederla o a viverci dentro, il che è la stessa identica cosa, sono due espressioni sinonimiche. Allora, Gesù anzitutto fa una lezione stupenda, ecco, sul crocifisso. Gesù si è fatto fare tutto nella sua passione, questo non, forse a volte non ci pensiamo, no? Ma ci sono alcuni passaggi delle ore della passione dove si vede proprio Gesù che sta in stato di abbandono nelle mani dei suoi carnefici. E Luisa stessa nota, dice, ti possono fare tutto, stai come uno straccio nelle loro mani, no? E Gesù spiega, chiosando un po' un'espressione di San Paolo, no? San Paolo cosa dice? Mi sono fatto tutto a tutti pur di guadagnare a Cristo qualcuno, no? Ecco, e qui Gesù spiega come nella crocifissione, nel suo essere crocifisso, si fa tutto a tutti, nel senso che chiunque si trovi in una situazione di sofferenza o di indigenza, come chi vuole essere ammaestrato, trova quello che cerca nel crocifisso. La croce è la più grande cattedra, ecco, dove Gesù con 7 parole e soprattutto molte opere è il più grande maestro in assoluto dell'universo, quindi chi vuole essere ammaestrato trova grande dottrina ai piedi della croce. Poi ci sono molti che si sentono abbandonati, ma Gesù in croce ha fatto proprio, ecco, il grido di questi fratelli, di questi suoi figli, dicendo lui stesso, Dio mio perché mi hai abbandonato, no? E per cui si trova sulla croce come un padre amorevole che accoglie, abbiamo sentito, nelle piaghe, nutre con la sua stessa carne e disseda col suo stesso sangue. Poi c'è chi sta in preda a qualche malattia che soffre. Gesù in croce è l'uomo dei dolori, insomma, no? Quindi non aveva più un organo e un membro o un centimetro quadrato, insomma, di epidermide priva di dolori. E quindi i malati e gli infermi trovano tutto quello che cercano nel crocifisso. Poi c'è chi soffre perché è disprezzato, perché è calunniato. Il crocifisso si è saziato di queste forme terribili di sofferenze interiori. E così via, no? Quindi occorre imparare, ecco, in ogni situazione ad accostarci al crocifisso per trovare in lui tutto quello di cui abbiamo bisogno o necessità. Solo una cosa Gesù ammonisce, attenzione che, ecco, io mi sono voluto volontariamente lasciare inchiodare mani e piedi e quindi mettermi in condizione di non potermi muovere neppure con un dito. Ma questo non autorizza nessuno di offenderlo, no? Ecco, questo è un punto molto importante. La stessa cosa vale allo stato, diciamo così, di vittima e di immolazione che Gesù vive, per esempio, nell'Eucaristia, no? Cioè l'estrema umiliazione dovuta alla sua misericordia, alla sua condiscendenza che Gesù ha operato nell'evento storico della crocifissione e nell'evento sacramentale, mistico, continuo, che è il miracolo della sua presenza nell'Eucaristia, non autorizza nessuno, ecco, a, come dire, reagire in maniera assolutamente inappropriata, perché chi si è umiliato con tanto amore verso di noi è Dio, sia in croce che nell'Eucaristia. Quindi certamente che lui è lì pieno di amore e di condiscendenza, ma ammonisce, attenzione, a chi, approfittandosi di questa mia bontà, anziché cercare in me il rimedio ad ogni suo male, abusa della mia bontà per offendermi. Questo dobbiamo sempre ricordarlo.
L'umiliazione di Gesù non autorizza nessuno assolutamente a non usare tutto l'amore, tutto il riguardo, tutto l'onore, anche tutta l'adorazione possibile nei confronti della sua presenza reale nell'Eucaristia e anche i riguardi dovuti verso la venerazione che è dovuta alla croce e ad ogni crocifisso, no? E attenzione a quello che dice, questo certamente è un monito frequente nella spiritualità e anche nella mistica, le sofferenze che Gesù vive soprattutto dai religiosi, cioè da coloro che hanno promesso liberamente a Gesù di diventare sue copie viventi, perché questo hanno fatto i religiosi, tutti i religiosi. È evidente che quindi ad essere, come dire, un alter ego della sua santissima umanità vivente nella storia. È chiaro che chi questo poi lo tradisce, lo fa male o addirittura lo rende una caricatura, immaginiamo le sofferenze che possa provocare a Gesù. Poi Gesù fa una piccola lezioncina sulla preghiera. Preghiera che è una dimensione essenziale e fondamentale sia per la vita cristiana oltre che per la vita di volere. Però spiega, questo lo spiega benissimo nel Vangelo, ma anche nel Padre Nostro, una preghiera che lui stesso ci ha insegnato, che la preghiera diventa veramente musica alle sue orecchie quando l'anima è tutta uniformata alla mia volontà. Qui c'è ancora il discorso dell'uniformità, no? Ecco, ma tutto l'interno di un'anima deve anelare ad una vita di volontà divina. E qui Gesù inserisce la prima espressione esplicita, no? Solo chi vive nel mio volere può giungere a tanto, perché tutto il resto delle anime, ancorché facessero e pregassero molto, saranno sempre cose e preghiere umane che faranno. Qui c'è tutta quanta la spiegazione che poi Gesù piano piano avrebbe dato, con la distinzione tra gli atti umani e gli atti divini, cioè pregare nella divina volontà, che non è soltanto fondersi con la divina volontà quando si prega, no, ma è il fuoriuscire della preghiera da una vita immersa nel divino volere, che è cosa ancora più grande, e rende a Dio ciò che è degno di Dio, perché rende a Dio non semplicemente un atto limitato, imperfetto e finito come quello di un essere umano, per quanto buono, ma dona a Dio un atto perfetto, infinito, eterno, immenso, degno di lui, in quanto divinizzato dalla presenza della divina volontà operante in quell'atto. Ecco, quindi questo fa comprendere l'indiscriminato, l'importanza, no? Anche quanto è importante imparare a pregare nel divin volere. Ancora Gesù spiega un'altra immagine molto bella, no? Le nostre azioni possono e devono diventare soli. Questa è un'altra terminologia tipica, tecnica, diciamo così, del linguaggio insegnato da Gesù a Luisa, no? Quando è che un'azione diviene sole? Un pensiero, ecco, una parola, un desiderio, un passo, quando tutto, lo ripete due volte, viene fatto per me. Questa è la famosa rettitudine di intenzione, quindi imparare a fare proprio tutto sempre solo per Gesù e mai per nessuna creatura umana, mai per nessun interesse, scopo umano di nessun genere. Tornaconto personale, interesse personale, piacere personale, comodo personale, eccetera, no? Questo certamente richiede una vigilanza interiore, no? Certamente noi abbiamo l'atto preventivo, ma quanto più
la rettitudine di intenzione viene ravvivata ed esplicitata, quindi che si fanno le cose con la coscienza attiva, ecco, di farle solo per amore di Gesù, è quanto più la forza santificante di quelle operazioni è immensa, e quanto più soli sgorgano dalla nostra anima. E attraverso questi soli, gradualmente, Gesù spiega, forma la sua immagine dentro l'anima stessa, perché vi può operare senza nessun ostacolo. Infine, abbiamo l'ultimo, ecco, più articolato, ecco, capitoletto, molto, molto, molto istruttivo, distinto, diciamo così, in due sezioni. Nel primo Gesù elogia ed esalta la verità, alla quale nessuno può resistere attenzione. Questo è un punto fondamentalissimo. La verità ha una forza, diciamo così, intrinseca di splendere alla luce di ogni intelletto. Gesù fa degli esempi molto chiari, no? Che un uomo, per quanto cattivo e stupido, sono termini suoi, quindi vedete che stupido si può dire quando si usa, come dire, come esempio, non per offendere il prossimo, no, ma per significare un uomo che fosse privo di intelletto, perché questo significa etimologicamente stupido, no? Quindi qui in un esempio si può utilizzare questo termine, no? Quindi non si può dire ad una persona stupido, ma si può utilizzare nel fare un esempio, no? Quindi per far capire. Quindi anche se una persona è il più grande peccatore, o insomma fosse veramente dotato di poco intelletto, se tu gli metti davanti una cosa bianca non ti dirà che è nera, perché se ti dice che è nera è proprio fuori, insomma, no? Ecco. O viceversa, se lo metti al buio non dirà che bel sole che splende, insomma, no? E se lo metti alla luce, che è del sole del mezzogiorno, non dirà mamma mia che tenebre che ci stanno, non vedo niente, insomma, perché sarebbe folle. E Gesù, come dire, immediatamente traspone queste immagini alla forza della verità. E questo, a mio avviso, è un punto fondamentalissimo che ci aiuta anche a comprendere sia lo stile di Gesù, sia lo stile evangelico, sia lo stile nostro. Nel senso, quando noi vediamo un uomo o una donna, insomma, un essere umano che opera il male, noi dobbiamo sempre pensare che sì, cioè, ci possono essere due motivazioni per cui opera il male, perché non dobbiamo giudicare la persona, no? Ma si parla, insomma, della situazione, il fatto di una persona che opera il male, o si sta sbagliando, quindi non è consapevole di quello che sta facendo il male, quindi ignora che quella cosa è male. Poi, se con colpa o senza colpa, questo Dio lo sa. Oppure, peggio ancora, non solo ignora che sia male, ma pensa addirittura che sia un bene, cioè si sbagli. Oppure è più o meno consapevole del male che è, e lo fa lo stesso. Allora, in ciascuno di questi tre casi, come possiamo aiutarlo? Oltre che con la preghiera. Come dice San Paolo, se è disposto ad ascoltarla, perché se è chiuso già significa che sta nel numero 3 degli esempi formulati, quindi c'ha un qualche barlume di coscienza, ma non gliene importa niente, vuole fare quella cosa cattiva perché comunque gli piace, quindi difficilmente ascolterà. Ma se non si è giunti a questo grado, sempre la verità è un grandissimo aiuto, e Gesù così ci tratta, Dio così tratta l'essere umano, così ci guida nel nostro cammino. Non ci guida a forza di sganassoni o a forza di imposizioni anche violente, no? Assolutamente. Guida l'uomo portandolo, cercando di esortarlo e di condurlo pacatamente, delicatamente. San Paolo dice con dolcezza e con rispetto quando parla
nel dovere di annunciare la verità e a volte anche di correggere il male, ma sempre con dolcezza e con rispetto e con buona coscienza, scrive una lettera a Timoteo. Perché? Perché se la persona ignorava, dopo lo sa. Se la persona pensava di fare bene e invece stava facendo male, per quanto questo sia una grossa sofferenza, ne prende coscienza. E se la persona, nonostante che abbia un qualche barlume, fa lo stesso il male, ha l'occasione per potersi pensare un po' di più. D'accordo? Perché quando il male è pienamente cosciente, noi abbiamo comunque dentro di noi il pungolo del rimorso, perché la coscienza rimorde a tutti quanti. Ecco. Però attenzione, ricordando sempre che la verità ha una forza, come dire, di imporsi, ma non è esatto il termine imporsi, ma non me ne viene un altro, cioè la forza di risplendere e di essere riconosciuta come tale, diciamo così, intrinseca. Quindi non serve che si siano i paladini della giustizia che fanno il pandemonio, insomma, per non solo che non serve. In certi casi può essere addirittura controproducente, perché la verità detta male o sbattuta in faccia al prossimo con disprezzo o con spirito di giudizio non fa male, ecco. Si fa un pessimo servizio alla verità, pessimo, e un pessimo servizio al bene della persona, perché se tu gliela sbatti in faccia la verità, vera o presunta tale, quando si sbatte in faccia molte volte, tu non l'aiuti, ma lo aiuti a fuggirne, se anche ci fosse qualche barlume di luce tale da indurlo ad accoglierla. Cosa dice Gesù? Chi l'ama e l'abbraccia, cioè, perché la verità non basta conoscerla, perché se tu la conosci la verità devi per forza arrenderla, poi bisogna vedere se la ami, l'abbracci. Chi l'ama e l'abbraccia la mette in opera. Chi non l'ama ne resterà semplicemente conturbato e tormentato, cioè almeno quando opererà fuori o contro la verità avrà rimorso di coscienza, e quello sarà la molla, insomma il mezzo con cui Dio cerca di lavorare quell'anima e di portarla sempre in maniera umana, cioè attraverso un'operazione che passi per la presa di coscienza, la conversione della persona, che sono atti profondamente umani e liberi, oltre che volontari, per rimettersi nel giusto cammino. Ecco, poi Gesù fa la glossa, questo è una, fa la glossa, come dire, esplicativa del suo passo evangelico, no? Ecco. A chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quel poco che ha, e lo applica come tante volte è successo, ricordo anche in tante meditazioni, a cosa? La vita nella divina volontà. Qui di nuovo Gesù dice: chi vive nell'ambiente della mia volontà sta a porto di tutte le ricchezze. Quindi si va sempre più arricchendo di tutti i beni, perché vive all'interno di un ambiente infinitamente ricco. Quindi passa continuamente di bene in meglio, di meglio in meglio, di meglio in meglio, di ottimo in ottimo, in continuazione. Invece chi non vive in questo ambiente divino, ma semplicemente vive fuori, quindi semplicemente nella propria volontà, anche quando non fosse una volontà perversa o cattiva, già di per sé mette tutto quanto a repentaglio, tutto quanto a rischio. E questo ce lo dobbiamo mettere in testa, perché la nostra volontà umana, soprattutto nello stato in cui ci troviamo adesso, che è uno stato misero, decaduto, è la più grande delle miserie e distrugge ogni bene, lo imbratta, lo macchia, lo sporca. Ecco. E quindi che succede? Che porta a progressiva dispersione anche quel poco di bene che c'è o che si fa. È una legge questa qui, non c'è niente da fare, è una legge spirituale. Noi sappiamo che la vita spirituale ha delle leggi, come le leggi fisiche, le leggi matematiche, le leggi biologiche. Ci sono delle leggi di vita spirituale, eh? È come se ci sono, bisogna conoscerle e bisogna scoprirle, ma ci sono, d'accordo? Ecco, una è questa: se tu
vivi di volontà umana, quindi fai le cose di testa tua, anche nel bene, semini dentro un sacco forato, quindi disperdi. Se tu fai le cose non di testa tua, ma sempre rapportandoti con la divina volontà e muovendoti in questo ambiente, facendo il possibile per quanto sta in te per non uscirne mai, ti troverai sempre pieno di ogni bene. E questo chi ne fa esperienza lo sa, non c'è bisogno di troppe parole, perché lo vede da come si sente interiormente. Perché quando una persona sta bene, si sente bene, sente Dio vicino, sente la presenza di Dio vicino, si sente continuamente vicino a Lui, e non per ragione di sentimenti emotivi dovuti a qualche esperienza passeggera, a qualche esperienza spirituale. No, questo è uno status che poi si comincia ad acquisire, no? Quando questo c'è, e uno avverte questo interiore benessere, o se vogliamo questa interiore ricchezza. Quando questo non c'è, si avverte un interiore malessere, e si avverte che ci manca la terra sotto i piedi, insomma, che non stiamo mai quieti, sereni, tranquilli e in pace, ma preda di mille cose vagamente umane, diversamente umane, passioni, emozioni, ecco, tristezze, depressioni, agitazioni, angosce, affanni, scrupoli, tutto quanto questa cosa qui, che sono tutte quante forme diversificate, ecco, certamente di malessere, ma che hanno un unico comune denominatore, quello di vivere di volontà propria umana. E fino a quando si campa così, si campa male. Ecco, Santa Vergine Maria, la tua persona è l'ambiente divino per antonomasia, come ci insegnava San Luigi Monforte: chi entra in te entra nella casa di Dio, entra nella casa della divina volontà, entra, e, come dire, attraverso una via luminosa, ecco, breve e privilegiata in questo ambiente tutto divino, ecco, dove tu sempre ti sei mossa senza mai nemmeno minima parte, insomma, uscire, allontanarti da questo habitat. Ecco perché è così tanto importante la devozione a te, perché non c'è nessuno, ecco, che possa essere veramente un grande maestro, un grande anche accompagnatore dei nostri passi in questo mondo come tu sei. Ecco, cogli i desideri di tutti i tuoi figli che desiderano sinceramente entrare in questo mondo tutto divino. Grazie per il percorso che ci hai aiutato a compiere fino adesso. Oggi abbiamo, ecco, completato la meditazione di un altro volume. Avanti ancora, perché sempre più e sempre meglio, ecco, possiamo comprendere, accogliere e vivere la stupenda realtà della vita nel divino volere. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Ave Maria.